L'area di lavoro ha 5 schede: normale, struttura, note, stampati, ordine e diapositive. Queste 5 schede sono chiamate pulsanti di visualizzazione. Vi sono inoltre molte barre degli strumenti che possono essere usate durante la creazione di una diapositiva. È possibile accedere ad esse selezionando Visualizza barra degli strumenti. Lo spazio di lavoro si trova sotto i pulsanti di visualizzazione. Qui è possibile comporre i diversi elementi della diapositiva selezionata. Ciascuna visualizzazione è finalizzata a rendere più semplici determinate attività. La visualizzazione normale è la visualizzazione principale per la creazione delle singole diapositive. Usate questa di visualizzazione per formattare e curare la struttura delle diapositive, per aggiungere testo, grafici ed effetti di animazione. La visualizzazione struttura mostra i titoli e gli elenchi puntati e numerati per ciascuna diapositiva nel formato struttura. Usate questa visualizzazione per riorganizzare l'ordine delle diapositive, modificare titoli e le intestazioni, per riorganizzare l'ordine degli oggetti in un elenco e per aggiungere nuove diapositive. La visualizzazione note permette di aggiungere ad ogni singola diapositiva le note che non sono visualizzate nel corso della presentazione. La visualizzazione stampati permette la stampa delle diapositive. È possibile scegliere 1, 2, 3, 4 o 6 diapositive per pagina dal riquadro attività layout. Le miniature possono essere riorganizzate in questa visualizzazione semplicemente trascinandole e rilasciandole. La visualizzazione ordine diapositive mostra le miniature delle diapositive in sequenza. Usate questa visualizzazione per riordinare la sequenza delle diapositive, produrre una presentazione temporizzata o aggiungere transizioni tra le diapositive selezionate.